Cristian Spolon, giocatore dell'Atletico Sabotino, avete disputato questa finale, l'avete persa nettamente, però grande soddisfazione per essere comunque arrivati in finale, è comunque un torneo molto molto positivo per voi. Sì, molto. La prossima volta cercheremo di mettercela tutta e sperando di vincere. Siamo con Alessandro Micheletti, tecnico dell'Atletico Sabotino. Avete raggiunto comunque una finale importante in questa nona edizione del torneo in Gigallen Junior. Poi chiaramente avevate di fronte una squadra fortissima che è anche campione provinciale dal punto di vista del calcio a 11. Sì, è vero, questo è San Donato, a merito al San Donato che ha disputato un ottimo torneo, appunto come hai già detto te, vincitrice di queste finali, non so, provinciali se non sbaglio. Comunque è un'ottima squadra, è una bella dimostrazione anche per il Borgo Sabotino. Siamo in un borgo con 60 ragazzi iscritti, è una grossa soddisfazione questa. Enrico Dallanora, giocatore del San Donato, avete vinto questa competizione in maniera davvero molto netta, molto convincente, insomma un anno pieno di soddisfazioni per voi. Sì. Abbiamo vinto anche questo torneo, eravamo già favoriti, però siamo venuti con determinazione lo stesso e siamo contenti di averlo vinto. Voi siete anche campioni provinciali per il calcio a 11, ho avuto modo di commentare la vostra partita a Norma, insomma anche qui una grande dimostrazione di forza, vuol dire che comunque avete un gruppo molto valido. Sì, è vero, siamo andati anche bene a Norma e siamo una bella squadra. Giuseppe Lestingi, mister del San Donato, che ha trionfato in questa finalissima della nona edizione del trofeo in Gigallen Junior. Una partita che praticamente è stata vinta subito nei primi 5 minuti. La tua squadra davvero ha dato una dimostrazione di forza dirompente questa sera. Sì, infatti diciamo che siamo stati forse privilegiati dal fattore fisico, però ringrazio anche la squadra avversaria perché ha fatto una prestazione eccellente. Non si vedono questi bambini tutti i giorni giocare così bene. Poi volevo ringraziare Roberto Martin e Mauro Rubba, che questa cornice spettacolare non si vede in molti tornei. Siamo con Mauro Rubba, organizzatore di questo In Gigallen Junior, un torneo che comunque è stato molto molto bello, 8 squadre al via, molto convincente e poi soprattutto una bella finale. Sì, diciamo che gli esordienti abbiamo fatto 2 gironi da 4 squadre ciascuno, per un totale di 8 squadre, ma la cosa importante e bella è che questo torneo ormai, penso nella provincia di Latina, ha preso piede in maniera dominante, anche perché quest'anno alla nona edizione abbiamo totalizzato 48 società di tutta la provincia di Latina, con tutte le città poi oltretutto professionistiche come il Frosinone, Latina, Fondi e Aprilia. La finale di questa sera è stata una bellissima partita di fronte a una cornice di pubblico imponente, e credo che per bambini di 12 anni giocare di fronte a questa atmosfera così, insomma, credo che è un ricordo indelebile. Come organizzatore volevo fare un ringraziamento generale a tutte le società che hanno partecipato e che danno, grazie a loro, poi danno vita a questo torneo che il prossimo anno insomma, arriverà anche a una data, festeggerà un anno importante che sarà quello del 10° anno, e la cosa bella è stata appunto il fair play e l'educazione e il rispetto che si è sempre distinta in ogni partita, insomma.